Eccoci in diretta, buonasera a tutti, buonasera. Allora, adesso sì, andiamo in onda anche per questa settimana di venerdì, ma in teoria per le prossime torniamo come dire, al giorno tradizionale, come se fosse Che una cosa giovedì? millenaria. Che giovedì? Esatto. Allora, io Silvano, dal momento che noi rispondiamo, soprattutto tu, alle domande di chi ci segue, questo lo ricordiamo, c'è scritto anche qui sotto, perché è fondamentale per la nostra trasmissione, io ti leggo anzitutto una domanda che c'era arrivata la scorsa volta. Manuel chiedeva cosa ne pensi di Silvia Bordoni, spero tu la conosca. Silvia Bordoni, poverina, ma è morta. Giulie, Silvia Bordoni è morta? Sì, è morta, poverina. Io non la conosco. Comunque la domanda che lei ha è cosa ne pensi di lei? Cosa ne penso? È stato un mio grande, indimenticabile amore. Ah, capisco. Silvia Bordoni. Come E come mai è nota, insomma? No, mai è morta? no, è nota. Cioè, voglio Ma dire. lei si occupava tanto delle cose di cui mi occupo io e soprattutto si occupava tanto di me. Eravamo molto uniti. Silvia Bordoni, sì. Quindi anche lei faceva film. E Anche lei ha fatto qualche documentario. anche libri di poesie. No, libri di poesia non mi risulta. Romanzi anche, Silvio Bordoni non faceva ok. libri di No, lei poesia. faceva anche un videomaker. Ecco, era una video, mi precisa la Giulia che era una videomaker. Si montava i video, quindi film Aveva audio. fatto insieme al francese un film su di te, insieme a Robin, non so che cosa. Aveva fatto un Aveva fatto film. un film su di me insieme a un francese. Interessante. Non la conoscevo. Una ragazza molto simpatica, intelligente. Uno spaccato. Sì. Cosa stai facendo? Un disegnino. Sto Ah, no, credevo. Stai disegnando Silvia Bordoni. disegnando Silvia Bordoni. Ti abbiamo riportato a galla tra i ricordi questa memoria. L'ho disegnata a petto nudo. Ho capito. Così parlar convinci il vostro ingegno, perché prima dal sensato apprende ciò che fa posce di intelletto degno. Vabbè, beh, proseguiamo, ok? Proseguiamo, seguiamo pro. Esatto. C'era anche una domanda di Valeria che te l'avevo anticipata, chiedeva cosa ne pensi degli hater, che sono quelle persone, te lo ricordo, che diciamo Odiano, criticano odio. a prescindere perché ce l'hanno con Odiano, te. odio. Con me? Beh, con me ce Ce l'hanno tutti. ne hanno tutti? Ce l'hanno con tutti, immagino. No, Non, non... un hater è una persona che prende diciamo, un obiettivo, di solito mettiamo in generale una persona famosa e insomma, siccome questa persona sta antipatica appunto all'hater, l'hater va a criticarlo ogni volta che questi fa qualcosa, diciamo, giusto per, insomma, lasciare un po'. Quindi tu dici che c'è qualcuno che è un mio hater? No, non sto dicendo che sia così, anche se fosse così, ma in generale, di chi fa queste cose, tu cosa ne pensi? Ma penso che non abbia niente di meglio da fare.
dire, è qualcuno che non ha niente da fare nella vita e quindi si diletta di ospitare l'odio dentro di sé, ma l'odio è una cosa orribile. Guarda, l'odio sta all'amore come una spada conficcata nel tuo cuore sta al piacere della lotta. Però, come dire, la spada conficcata nel cuore non. Sì, l'odio è una spada conficcata nel cuore, per cui appena ti muovi il cuore ti fa male e tu dici cose terribili. È la causa. Il destino ti ha conficcato una spada nel cuore. Io il mio cuore ce l'ho libero. È la causa. Eh? È la causa la spada nel cuore. All'inizio non avevo capito. La con causa, sì. Cose casuali, però, questa secondo me è una cosa fondamentale, cioè sono cose che possono capitare, ad alcuni capitano e ad altri no. Non sempre, per carità, cioè delle volte diciamo che la cagione dell'odio è qualcosa di non casuale, diciamo, però tante volte, c'era questa frase che girava, che poco purtroppo girava su Facebook, che diceva che chi, com'era, oddio, adesso lo dirò male, chi ha bisogno di amore, ecco, sì, era così, chi ha bisogno di amore lo esprimerà nel modo meno amorevole. Chi più ha bisogno di amore? Io mi regalo di non capire, mi faccio un dono, non capisco. È quello che Perché dicevi tu prima, Silvano. l'amore è una cosa meravigliosa. Io amo Come? persino i miei nemici. È quello che dicevi tu prima, Silvano, cioè quando uno subisce, cioè quando a una persona non viene dato l'amore, esprimerà odio. Poi tu riesci a non esprimere odio se non ti viene dato. Dipende, perché tanto questo può accadere se uno vuole essere amato da te, invece tu non lo ami. Se uno vuole essere amato genericamente, deve solo aspettare, aspetta, aspetta, bimba. Poi Non è incontrerai qualcuno facile, però, Silvano. che Non è facile. ami. Aspettare? Vabbè, ma aspettare è proprio il verbo della saggezza. Sì, però cioè, dopo tanta sofferenza, no? Quando uno dice va male questa, tante volte diffida, è normale anche che uno si rassegni, no? Ma c'è un mio romanzo che incomincia così: abbiamo tutti la stessa età, l'età dell'attesa. Capito? Abbiamo tutti la stessa età, l'età dell'attesa, in quanto ognuno di noi aspetta qualcosa, e gli ebrei aspettano il Messia, gli impiegati aspettano l'autobus. O il salario. Il salario, mentre è inutile che lo aspettino, perché in genere l'impiegata viene torturata col salario, glielo danno una volta un giorno dopo, una volta 3 giorni dopo, una volta un mese dopo, una volta non glielo danno. Insomma. Ma allora proviamo a girare la domanda. Tu non hai mai provato fastidio davanti a una persona famosa che però è oggettivamente stupida? No, no, io amo anche le persone più odiose che ci sono al mondo. Che quindi non Le sono. più antipatiche proprio, io le amo. E guarda, io ti amo perché devo equilibrare questa sfortuna che tu hai di essere antipatico, quindi ti amo. Neanche i politici più corrotti, anche quelli che fomentano le guerre, quelli che predicano e magari attuano i genocidi, anche. Ma i politici, quando tu dici poetici, politici, è come se tu dicessi i ciechi, no? I ciechi, per esempio, perché meritano compassione? È perché i ciechi sono tutti nella stessa condizione.
come i poveri, come i ciechi, come i violenti, come i geni, cioè ci sono persone che appartengono a un quantum. Quantum. Quanto c'è un gruppo dell'umanità che somiglia a lui. Sì, questo è chiaro. Beh, sì, abbiamo risposto, insomma. Esiste, chiede Luisa, esiste la bontà che Silvano predica? Cioè, quello che è che poi siamo in argomento, cioè tu, questo amore che tu predichi anche verso chi fa il male, esiste questo amore? Sì, mi permetto di dire che io non predico perché non sono un prete. Io consiglio di amare una persona odiosa perché amandola si capisce la sfiga che lui ha. E quando una persona è sfigata, è sfortunata, è oppressa, ha diritto ad essere amata. Quindi ogni persona più è odiosa, più ha diritto di essere amata. Ok, la domanda quindi è: questo diritto viene, gli viene dato, cioè viene amata appunto queste persone? Vengono Guarda, amate? come penso io, ma io penso in modo molto curioso, in quanto penso delle cose che sono comunque sempre gradevoli. Capisci? Io per esempio non penserò mai che esistano delle persone disoneste. Esistono perché è come se io dicessi, sai, però esistono delle persone zoppe. E beh, corazzo. Quindi bisogna vederli bene, no? Una persona zoppa dice, corazzo, zoppo, dai, vieni qua che ti offro un caffè. Quindi il zoppo esiste, il disonesto No, il disonesto no, perché il disonesto è uno che si sta autopunendo. Se uno si sta dando una sberla, non è che tu vai lì e gli dai una sberla, vai lì e gli dici scusa, tu ti dai una sberla e io ti faccio una carezza. No? Perché, siccome la sberla è capace anche lui di darsela, non si capisce perché tu gliela dai. cioè, io francamente trovo che le tue affermazioni siano, diciamo, difficili da fare. In che senso? Apodittiche. Come? Sono apodittiche le mie affermazioni. Apodittiche. Apodittiche. Sono al di sopra di qualsiasi commento. Sì, anche, ma. Apodittiche. Cioè, a me viene da rispondere, ma. Se tu dici che non esistono i disonesti, vuol dire che siamo tutti onesti? No. Vuol dire che il disonesto è qualcuno che ha cessato di esistere. Ma nel momento in cui tu stesso dici il disonesto, affermi la sua esistenza? Sì, afferma la sua esistenza, ma infatti io non ho niente in contrario di essere l'origine dell'esistenza di una persona infelice. Perché? Ma tu prima dicevi che il disonesto non esiste. No, Il disonesto non esiste. il disonesto non esiste, è come dire il malato. Non esiste il malato, esiste una persona sana che in questo momento è malato. Quindi esistono le persone al mondo, le persone al mondo sono quasi tutte oneste. Il disonesto è un onesto malato. Ma il malato va curato, va consolato, va divertito, Sì, però io. come la penso io, poi dopo gli altri dicono no, bisogna prendere la martellata, no, al contrario, dico bisogna fare delle carezze. No, io mi scuso se qualcuno avrà. Se qualcuno fosse a. Come dire, si è infastidito per le. Come dire, le obiezioni che ho sollevato in questi 2 o 3 minuti che sono passati da adesso. Perché. Perché, come dire, non avevo ancora compreso
che si tratta di una visione, diciamo, basagliana, ma vabbè, adesso l'ho capito. Allora, comunque, no, però la domanda non l'abbiamo risposta. Cioè, questo amore che tu dici anche le persone odiose devono ricevere, lo ricevono o non lo ricevono? A prescindere da che tu ce l'abbia, quell'amore, per loro. Sono odiose di fronte a un atto d'amore, all'istante si irritano. Ma l'atto d'amore viene dato? Beh, viene dato, viene offerto. Viene offerto? C'è qualcuno che lo fa? Certo che sì. Ok. Certo. Perché era questa la domanda. Personalmente io questa l'offerta la ricevo più volentieri dagli uomini che dalle donne, perché le donne, se mi fanno un'offerta, io sono felice di fare l'amore con loro. Ma gli uomini no, non è che se tu mi dici che mi vuoi bene, voglio fare l'amore con te. No, però io mi sarei aspettato una risposta invece negativa, nel senso che a dire che l'amore non viene dato. Capito? L'amore lo viene dato da chi non ama se stesso. Se uno non ama se stesso, come fa a amare te? Scusa. Appunto, le persone in genere sono così, no? No, bisogna spiegargli che tu, figliolo, sei come uno che non ha del cibo, ma che ha fame, no? Quindi, se uno ti chiede di dargli del cibo, tu gli devi dire, ma no, non ce l'ho neanche io. Non è che gli dai una crosta di formaggio che è lì da 4 anni nel frigorifero. Quello no. Sempre sullo stesso argomento, allora questa forse io so la risposta, ma forse un amore che finisce suggerisce che non è mai esistito. Chi lo ha detto? L'ha detto Silvano Agosti. Pensavo anch'io. L'ha detto Silvano Agosti, che provvisoriamente sono io, e nel senso che l'amore è un dono che è amore se lo si fa per sempre. Se lo fai per un'ora non è amore, è affezione, è gentilezza, è quello che vuoi, ma non è amore. L'amore è un dono invece che si fa per sempre. Se io dico, Davide, io ti amo, anche fra 20 anni, io ti amo. Non c'è possibilità. Quindi è anche... proprio, quindi ha una caratteristica di essere incondizionato anche, perché anche se cambiano le condizioni, continua. No, l'amore è un dono che si fa all'altro per sempre. Appunto. Non è un gioco che si fa per un giorno, un mese, un anno. È una dichiarazione che si fa per sempre. Capisci? Ecco perché c'è così poco amore in giro. Ecco, questa è la risposta che io mi aspettavo dalla domanda di prima. Come vedi è arrivata. Sì, ma prima tu hai dato la risposta opposta. Però... No, opposta direi. Non è che è opposta. È semplicemente un'altra risposta. Appunto. Vabbè, però forse sto insistendo troppo su una cosa. Però, prima Giuseppe, tra l'altro, ci scriveva, quindi... Amare una persona odiosa è un modo per vendicarsi della sua odiosità? È così il tuo pensiero? No, ma no. Se tu aiuti una persona anziana ad attraversare la strada, fai semplicemente quello che devi fare e basta. Non è un vendicarsi. No, ma che sono pazzi? Ti vendichi con chi? Con la gamba che è zoppa, no? No, tu quando aiuti una persona a trovare la strada fai il tuo dovere, fai quello che è giusto che tu faccia, perché tu sei al mondo anche per aiutare le persone che ti circondano, ammesso che abbiano bisogno di aiuto, capito? E che lo chiedano? Lo dico, se lo chiedono, infatti io dico attenzione, aiutare una persona che non ve lo chiede è molto pericoloso. Io lo dico per via di quella storia che mi è capitata col vecchio che aveva una gerla piena di mele e io pensando di aiutarlo gli ho sorretto la gerla da dietro, no? E lui ha perso l'equilibrio, ha fatto 3 o 4 piroette, poi
è caduto il Eh boccone sì. e tutte le mele sono andate giù in quella scala lunga 30 metri, per cui ho passato metà della mia giornata a tirare su le mele, No, capito? Per averlo aiutato. si impara. Poi, un'altra domanda. Un secondo, perché volevo vedere se ce ne sono in tema. Tipo questa, Giuseppe ci scriveva anche: fra un fiore raccolto e uno donato, l'inesprimibile nulla. C'è un collegamento con quello che stai dicendo? Non lo so, credo, non c'entra niente. A parte che un fiore donato può anche essere raccolto, perché essere donato. Allora bisogna dire, un fiore raccolto è un fiore acquistato, comprato, che, capito? È una poesia di Ungaretti. Come si chiama? Giuseppe, come si chiama la tua poesia? No, è questa la poesia. Non scrivere nulla. C'è un collegamento con quello che stai dicendo. Fa un fiore, eccetera. Sì, è una poesia Tu la soccorre. conoscevi? Non la conoscevi tu, Silvano, la poesia? Va No. bene. Comunque, bisogna anche capirne il senso, chiaramente. Fra un fiore raccolto e uno donato, l'inesprimibile nulla. E questo dovrebbe legarsi al discorso sull'amore che facevi tu. Un fiore raccolto è un fiore e uno donato, ma scusa, il fiore raccolto, se è raccolto per essere donato, il problema non si pone, perché se io raccolgo un fiore per donarlo a te, che collegamento vuoi che ci sia con quello che sto dicendo io? Io sto solo dicendo che un dono, qualsiasi esso sia, è qualcosa che si fa per sempre, se no non è un dono, è un prestito. Allora la lingua italiana va parlata per ciò che è. Non si può dire ti dono la mia bicicletta per un giorno. No, ti presto la tua bicicletta per Poi un giorno. Capito? Per cui. chiaramente bisognerebbe conoscere la poesia e per conoscerne il significato profondo, perché chiaramente detta così non è facile al volo coglierne il significato profondo, che uno può essere esperto, ma è facile. Ma le poesie ti devono maturare dentro, eh? Sì, ma vanno anche spiegate. Sono 30 anni, anche di più, forse 50 anni, che sto spiegandomi il verso nel mezzo del cammin di nostra vita. Che cosa significa? Non è difficile. Eh? Non è difficile. Spiegamelo allora. Nel mezzo del cammino di nostra vita vuol dire a metà della durata della vita. Almeno a me è stato spiegato così e non vedo altri. Cammina. Come? La vita non cammina. La No, la vita è il cammino. vita accade. Anche? Ma può essere vista come un cammino? Allora, nel mezzo del cammino di nostra vita non vuol dire niente. No, non è vero. E cosa vuol dire? Spiegamelo. L'ho appena detto, vuol dire a metà della durata del cammino. E come fai a capire che la vita del cammino? Ma perché Devi al adivinare tempo. che sei fermo. No, vuol dire che al tempo di Dante uno se andava bene poteva arrivare a vivere 70 anni e quindi, o 65 anni, 60 anni, mettiamo, e quindi sono 30-35 anni la metà. Vabbè, nel mezzo del cammino di nostra vita, l'inizio di nostra e non della mia vita. No, no, appunto, non solo la sua, di tutti, in quel Fanno tempo la peso, durata. Scusa?
una media, dice, mi ritrovai per una selva oscura. Sì, esatto, è quella la media. Che la diritta via era smarrita. Smarrita. E qual è la diretta via? Dove lui doveva andare? E il segmento che va da te alla tua meta. Com'è? La diretta via è il segmento di distanza che c'è fra te e la meta che devi raggiungere. Esatto, in parole più tecniche è così. Abbiamo risolto il dubbio. Abbiamo risolto tante cose. Bene, così oggi avete avuto anche il regalo di vedere questo Saturnalia di me che spiego qualcosa a Silvano invece del contrario. Silvano, credi nella reincarnazione? Sinceramente no, ma credo che in ogni incarnazione ci sia una qualità della quale si deve essere, come si dice, grati a chi ha vissuto prima di noi. Cosa vuol dire in ogni reincarnazione? Vuol dire che la reincarnazione avviene? Ogni persona che nasce. Ah, quindi si incarna. Ogni persona che nasce deve, è per certi versi debitrice verso coloro che sono morti, che ci sono nati prima di lei. Sì, sì. Lui. Forse avevo capito male io. D'accordo. Valeria ci scrive: Silvano, ho provato la tiglia tomentosa da te consigliata, è davvero potentosa. Grazie. Questo è solo un. Mi raccomando, 4 gocce, 5 gocce, 10 gocce, non di più. Tiglia tomentosa. Sì, è una cosa gradevole. Silvano, da lunedì sarò un'impiegata. Accidenti. Impiegata vuol dire che non sei una che non si piega, ma sei una che si sta per piegare. Mi sento soffocare già adesso, però ho preso casa a Roma e devo pagare l'affitto. Di male in peggio, insomma. Come mi consigli di alimentare la di affrontare? Beh, mia cara, o secondo me tu all'inizio, che sei un po' fragile, ti metti d'accordo con altri 3 o 4 giovani di affittare un appartamento e poi dividere per 5 le spese, è la cosa migliore da fare, provvisoriamente. Questo è il mio consiglio. Trovi magari 2 donne, un uomo, e poi tu gli dici: guardate, prendiamo insieme un appartamento e paghiamo, lo dividiamo per 4. Scusa, se un appartamento costa 600 euro al mese e tu lo prendi in 4, sono 150 euro al mese, è un bel salto, eh? Sì. Sì, 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 no, d'accordo. Scusa. Un consiglio pratico. Luca ci scrive: buonasera a tutti. Nel film D'amore si vive, sull'episodio della signora che faceva la prostituta alla fine, c'è scritto che si è uccisa il giorno dopo. Mi ha fatto tanta tristezza. Aveva un figlio? No, non c'è scritto che si è uccisa. È morta per aver ingerito. Dice la didascalia. Il giorno dopo Anna è morta per aver ingerito del veleno. Senza allora, fare apposta. Sapevo, risultava che era stato il figlio ad avvelenare. Ah. Capisci? Quindi non c'è persona più pericolosa
di quella di cui tu ti fidi ciecamente. Ah sì, e quindi tra l'altro abbiamo risposto anche alla domanda che lui faceva. Sì, comunque è vero. Eh? È vero, ho detto, perché il falso vero. È peggio del mio manifesto. È vero, è vero. Silvano, ci scrive Valeria, che ne pensi del rimpianto? Il rimpianto riguarda cose che una persona ha deciso di non fare nonostante le desiderasse tanto. E allora, dopodiché, quando è vecchia, dice, ma che stupido che sono stato. Io avevo 20 anni, potevo anche dare una risposta al mio desiderio di avere, se sono una donna, una ventina di persone con le quali ognuno, una per volta, fare l'amore. Capito? Il rimpianto è di, invece di essermi piegata a quello che la cultura di potere esige, cioè tu sei una donna? Bene, hai diritto ad amare un uomo, se ne ami due sei una puttana. Ami vuol dire fare l'amore con due. Questo dice la cultura ufficiale. Non è vero. Non è vero. È vero invece che tu puoi amare tutte le persone che veramente desideri, con le quali desideri fare l'amore. Se tu lo desideri, il tuo desiderio è sacro. Se non lo desideri, è persino pericoloso che tu lo faccia. Se non lo desideri, il fatto che, non so, probabilmente lo farai male. Ma io penso che tu abbia il diritto di fare l'amore se lo desideri. Il desiderio è sacro. Allora, se uno ti dice, Madonna Davide, però, porca giuda, ma oggi tu hai fatto l'amore, ma sai che ti rendi conto che è la settima donna questa settimana che tu ami? No, tu gli dici, guarda che per me la donna con la quale faccio l'amore è eternamente la prima. Non c'è un mio fare l'amore che assomiglia al mio aver fatto l'amore prima di adesso. Io ogni volta che faccio l'amore lo faccio per la prima volta, mettiamo. Con l'innocenza della prima volta. Le donne smettono di desiderare una pluralità di amore perché introiettano il dogma della monogamia molto facilmente in delle persone degli uomini. Certamente ingoiano l'obbligo della monogamia. Non si capisce, una donna ha il diritto di fare l'amore con qualsiasi uomo desideri. Se la mia compagna desidera fare l'amore con un altro uomo, è sbagliato che non lo faccia. Può anche scegliere di farlo e di non dirmelo. Io non, dico sempre, guarda che per me non sei obbligato a dirmi niente di quello che tu fai. Tu fai quello che fai tu sei responsabile, tu appartiene al tuo mondo. Capito? Comunque la poesia di prima c'è stata, cioè Giuseppe ci ha fatto la correzione, si chiamava Eterno, non Dono. Allora, un'altra domanda ce la fa Giulia e dice: cosa vuol dire persuasione? Un punto di domanda se lo mettiamo noi. Ecco. Beh, persuasione, per esempio, se io dico a una donna mi piacerebbe tanto fare l'amore a te, e lei mi risponde, ma a me no, però se mi persuadi, guarda se la facciamo, mettiamo se è una donna simpatica. E allora io mi metto sulla strada della persuasione, di dire, guarda, intanto tu dovresti dire a te stessa, ma come posso io immaginare se sono o non sono felice facendo l'amore con Silvana se non l'ho mai fatto? Allora decido di farlo almeno una volta, così posso decidere se mi piace o se non mi piace. E
questa decisione è una decisione della quale si ha diritto, qualsiasi persona ha diritto a questa decisione. Poi la fa, e se gli piace tanto, gli dice, accidenti, quanto mi piace far lavorare con te. Facciamolo, magari cerchiamo di non cadere nella trappola dello stare sempre perfettamente insieme e viviamo anche dei momenti di distacco in modo che così possiamo coltivare il desiderio di libertà. Non c'è desiderio senza distacco. Se sei sempre appiccicato alla tua donna non c'è più il desiderio, perché il desiderio per esserci deve essere un insieme di presenze e assenze, e quando l'assenza si allunga un po' troppo, il desiderio si approfondisce molto. È importante questa cosa? È molto importante. Molto importante, perché purtroppo le donne sposate cedono al far l'amore anche se non ne hanno il desiderio, perché dicono, poracci, dovete la sposata, prendi sicura dei metodi, eccetera. Io non ho voglia di farlo, però insomma lo faccio perché è sbagliato. Silvano, secondo te da dove è nato l'amore che hai in te, essendo così raro tra gli altri esseri umani? Secondo me è nato dal fatto che io mi sono sempre amato, mi sono sempre, parlando di me bambino, io mi volevo molto bene da bambino. Poi mi sono voluto bene da adolescente, mi sono voluto bene da giovane, poi quando la gioventù è entrata nella maturità ho deciso di amarmi, che era giusto che io mi amassi, perché sennò come avrei potuto amare gli altri se non partivo dall'amore di me stesso. Quindi prima era una sorta di istinto, poi è diventata una decisione ponderata. È diventata una decisione importante. Importante, bello. Quindi per te è automatico che se uno ama se stesso, ama automaticamente anche gli altri? No, è vero il contrario. Se uno non ama se stesso, non ama nessun altro. Non può amare nessun altro. Appunto, quindi chi ama se stesso, ama automaticamente gli altri? No, può amare anche gli altri. Può, ma non è che... Certo che li ama. Non c'è nessuna ragione di non amare. Se non hai una ragione di non amare una persona, la ami, no? Sì, ma tu ci riesci? Questa è la domanda, come ci riesci? Io ci riesco, certo che ci riesco. Come? Amando me stesso, inesorabilmente amo anche gli altri. Ma non basta, no, questa cosa? Perché non basta? Hai detto prima. Va bene. No, non ho detto che non basta. Ho detto che se uno non ama se stesso, non basta il desiderio di amare l'altro, non può amare l'altro. No, ma allora... No. Io posso amare te se prima di amare te amo me. Sì, però tu hai anche detto che chi ama se stesso potrebbe amare gli altri, ma potrebbe anche non amarli. Allora, per amarli, come fai tu? Come si fa? Sì, potrebbe desiderare di no. No, intanto cosa vogliamo dire noi quando diciamo amare? Se per amare diciamo, come è ovvio, fare l'amore con, perché se io devo parlare del mio amore per gli uomini, per esempio, io con gli uomini non ho voglia di fare l'amore, non mi interessa. No, il concetto era quello di amare anche chi è odioso, come riesci a fare tu. Non basta amare se stessi per amare chi è odioso, no? No, bisogna che ci sia qualcuno che è odioso a se stesso, il che non è poi così facile da trovare. Si può trovare una persona che non si ama, ma da lì a pensare che siccome non si ama, lui si odia, questo è un arbitrio. Sì, no, non ho detto questo. No? Comunque, queste cose si capiscono al volo, no? È normale che se io non mi amo, mi faccia amare te.
Amor che nulla amata, amar perdona. Prese costui della bella persona che mi fu tolta. Secondo te, una persona che è stata tutta la vita inquieta può trovare la serenità? E come si fa? Una persona che è stata tutta la sua vita inquieta è una persona che non ha voluto affrontare la verità, perché la verità, se tu la vuoi affrontare, la trovi. Chiedi anche a tante persone, chiedi ai bambini, chiedi agli anziani, chiedi a tutti e trovi la verità. Una volta che hai trovato la verità, qualsiasi sia la tua età, tu cercherai giustamente di amare te stesso. Per esempio, se tu sei come me, che sono in sovrappeso, perché peso 93 kg invece di pesarne 80, se io mi amo e mi offro una passerella, dico: guarda, io purtroppo devo stare attento, quindi non posso mangiare la tua passerella. Ne posso mangiare, guarda, un pezzettino, qualche grammo, che non ha il potere di ingrassare. Quindi 5 grammi della tua brioche non mi faranno ingrassare. E ne prendo per sé. Così si procede, si trova sempre una soluzione senza mai dire no, perché, guarda, non posso, però in parte accolgo il tuo offerto. Non bisogna arrendersi. Allora, la domanda di questa. Non bisogna neanche negarsi, però Certo. L'altra domanda è: Silvano, ti fidi di Fabio? Fabio chi? Ecco, lo sapevo. Ecco, la risposta è questa. Come le ceste queste? Io ho 5 Fabi e Fabio. Fabio Volo, vuoi sapere, il più famoso dei Fabio. Anch'io ho pensato a Fabio. Ma Fabio Volo parla di me con riconoscenza, quindi è gentile. Dice che senza di me lui non esisterebbe in questa situazione in cui è riuscito a essere. E questo lo dice lui pubblicamente, eh? Sì. Quindi, Ok, quindi mi sembra di capire che abbiamo parlato del giusto Fabio da quello che ci scrivono. Va bene. Buona notizia. Io non saprei che altro aggiungere. allora non aggiungere nulla. Ah, aggiungiamo la risposta di Giuseppe, la domanda di Giuseppe che ci è arrivata adesso. Una volta che si ha casa e cibo, come si fa a vivere? Qualche consiglio? Una volta, tesoro, ma tu hai diritto di vivere anche se non hai casa e se non hai cibo. Cosa fai? Muori? Non credo. Non credo. Io prima di morire di fame vado in un posto dove ci sono delle cose da mangiare e mangio. Ok, ma Sinceramente. No. Non è che muoio per il rispetto di non mangiare una cosa che però non è mia. Non me ne frega no, totalmente. non è questo il discorso. E mangio, e poi semmai finito di mangiare, anzi, vado in un bar come ti ho già raccontato una volta e dico: mi fa un bel panino con dentro un po' di mozzarella, un po' di prosciutto crudo. Poi, quando ho finito di mangiare, dico: ah, che magnifico panino! Adesso, appena trovo un lavoro, col primo stipendio vengo qui e ti pago il tuo panino. Quanto ti devo? E lui mi dirà: ma si passano 5-6 euro. Allora, 5 euro di debito con te perché mi hai dato un bel panino. Comunque, qui si parlava della situazione di una persona che ha casa e cibo, quelli li ha. Una volta che questi li ha, come si fa a vivere? Tesoro, ma tu sei vivo prima di avere casa e cibo. Tu porti la tua vita in una casa Quindi la e domanda, sei il problema non si può. grato al cibo perché.
perché puoi mangiare, ma la tua vita ce l'hai dentro di te da quando sei nato, no? Ok. Però devi mangiare, se non mangi niente si dice muori di fame. Chiaro. Prossima. Da parte della libertà, cosa mi consigli di perseguire? Ma non è che devi perseguire la libertà, devi gestire, devi scegliere. Non ce l'abbiamo. Tesoro, qualsiasi prigioniero, qualsiasi giudice non condanna mai nessun prigioniero perché è evaso. L'evasione è un diritto da parte del prigioniero. E il giudice dice non la posso condannare neanche per i guasti che ha fatto, perché lei è la prigioniera e lei ha diritto, come con il prigioniero, di evadere, di tentare di evadere. Questo non lo so. Comunque, appunto, oltre a questo, che diritti abbiamo? Abbiamo infiniti diritti. Il diritto fondamentale che abbiamo è di essere rispettati, però al tempo stesso abbiamo il diritto di esprimere il nostro parere sul comportamento di un'altra persona. E non è necessariamente un giudizio, è l'espressione di un parere. Io ti amo, però per favore non fumare quando sei con me, perché mi intossico, eccetera, capito? Cosa si può dire? Noi ti amo, quindi mi impesto anch'io di fumo. No, non si può dire così. Ok, questi sono i nostri diritti. No, i diritti sono molteplici. Il diritto, per esempio, a ricevere cibo e casa gratuitamente dallo Stato. Il fatto che lo Stato non lo faccia è uno Stato disonesto. Perché lo Stato ha dei capitali, tanti soldi, che riceve proprio dai cittadini. E questi soldi lui crede di avere il diritto di adoperarli per comprare delle armi, per ammazzare magari quei cittadini che non si comportano bene. Non è questo vero. È vero che se lui prende questi soldi dei suoi cittadini, come prima cosa deve provvedere a dare da mangiare a quelli che non hanno niente da mangiare, altro che comprare le armi. Capito? Se compra le armi è un criminale, basta. E invece la Caritas i soldi li prende da quelli della Fontana di Trevi. Comunque, caro Silvano, se la nostra esistenza ha un inizio e una fine, che significa vivere? Che significa vivere se tutto quello che facciamo, costruiamo, va perso con la nostra morte? Gli altri che vengono dopo, come i figli, non siamo noi. Come? Figli? È scritto un po'... Non siamo. Non siamo come figli. Non siamo noi. Se è vero che l'esistenza ha per natura un inizio e una fine, sia la fine che l'inizio appartengono alla vita. Quindi non esisterebbe la vita se non avesse un inizio. E non esisterebbe la morte se non avesse mai fine. Magari sarebbe bello che non esistesse. C'è un racconto, credo, che qualcuno ha scritto molto bello, della morte che non c'è più la morte. Allora, pam pam, si sbaglia. Ed è molto bello. Eh? Ed è molto bello. Sì, è molto bello, perché quando uno sparava là, non posso morire, ormai non si muore più, capito? No, ma anch'io ricordo di aver visto qualcosa del genere, forse l'avevo visto in un cartone animato, in un film, ma non era molto bello, forse in un video su YouTube, non era molto bello. Anche perché, se ricordo bene,
la questione veniva resa in una specie di apocalisse zombie, perché appunto uno dovrebbe morire in quanto è dilaniato, mettiamo caso proprio da colpi di pistola, per esempio, ma appunto non può morire perché questa è l'imposizione della storia. È una specie di zombie, qualcosa di... Va bene, detto questo, Davide, io sono, ti sono grato per il dialogo che abbiamo fatto, per essere stati insieme finora. Adesso devo stare un po' insieme alla mia compagna perché sono qui e lei ha diritto anche lei di stare un po' con me. Assolutamente. Quindi ti abbraccio, ti bacio e ci vediamo domani. Sì, e abbracciamo anche chi ci ha ascoltato e fatto domande, non solo me. Beh, nell'abbracciare te e io nell'abbracciare me, siamo degli abbracciatori, quindi perché non dovremmo abbracciare tutti? Esatto, bisogna dire queste cose. Va bene. A più tardi. Ciao. Io adesso cambio, eh. Ciao Davide, un abbraccio e un bacio.